Grande. Rocca, guarda, arriva Claudia. Ora. Scusate, dopo questa cosa qui, chi si deve mantenere il microfono? Vada a mettersi il microfono e chi invece è vada per primo, non so se c'era il castello di voi. Tipo Cecilia e Giorgio. E poi bisogna spostarsi. Ora si fa tutto, però guardati da dove arriva da Oslo. Allora, silenzio, Andrea ascolta anche te. No. Allora, vorrei un livello di concentrazione più alto. Non è più il momento di fiatare. E non lo sarà più fino a che non è finito lo spettacolo. I saluti. Quando si è finito, si chiude il sipario, dopo aver fatto tutti i saluti si arretra, si richiude il sipario, non voglio vedere nessuno che va a salutare mamma, a salutare babbo, che va avanti, che fa scene inutili teatralmente. Se poi l'applauso persiste, Claudia, se sei d'accordo, si può fare come si fa tutti gli anni, no? Si fa già pronti per il ballo con l'action, chiedendo la persona di ballo con loro. E poi si chiude e stop. Quindi niente altro, capito Chiara? Chiara ascoltato. E lo devi dire a Cristiano che te lo metta. No, c'è troppa distrazione. Oh! Ma perché devo fare così? Ognuno, per che cazzo parla? Per cosa? A cosa serve? Io voglio, stiamo dentro la situazione, ma è possibile se no? Tu ci deve essere mai così a teatro, vero Simone? No. Allora, ora quello che dovete fare è non ossessionarvi sull'inevitabile possibilità che l'errore accada. Bisogna far di tutto perché non accada, far di tutto, non si può essere giatroni perché non ci si può permettere. Quindi attenzione al microfono, attenzione al microfono. E se a uno le capita, non deve trovare facce che lo respingono, no? Che gli dicono che cazzo hai fatto. No, accoglienza e si riparte, tanto si risolve tutto. L'importante è partire già con la mente ordinata, perché quello che io voglio vedere non è un controllo, io voglio vedere un'esplosione di energia, però un'esplosione non sbagliata. Ora ho tutte le tensioni, l'idea del corridoio pieno deve proprio diventare magia, come stesso diventato, mi deve spingere che se salto così salto più alto, volo, cioè vedere i corpi, vedere gli sguardi, vedere, cioè, e devono rivenire in mente il senso della prima scena, deve rivenire in mente come sono stati questi 5 anni, perché sono stati meravigliosi. Allora, deve rivenire in mente tutto, però dovete proprio partire, esplodere, piangere, cioè deve esserci proprio l'energia che questo gruppo sa dare. Questa energia viene se ora voi ordinate la mente. Io non posso dirvi altro che divertire, ma divertite intanto. Cioè, proprio ci deve essere proprio la voglia di esplodere. Si è venduto più di 1000 biglietti. Non era mai successo. No? È pieno e questo è, no, non è orgoglio, è anche una sfida, no? Se il teatro pieno vi fa paura, è giusto. Fa paura a tutti. Anche a chi come noi non lo fa una volta l'anno, ma lo fa per una vita. E però questa paura non deve fermarci, ma deve essere una spinta in più. E sempre l'energia, mai girarsi in maniera sguaiata per dare indicazioni. E oltre non c'è. Ci sono dei momenti, ovviamente, in uno spettacolo. Se noi si entra carichi, pieni di emozione, si coinvolge tutto il pubblico. Quindi mai che uno tenga la mano. Mai che uno tenga una spinta, specialmente nella prima scena, no? E non, anzi, sta facendo un'azione teatrale.
il ballo connection è, deve essere il momento in cui lì va bene, ci si libera, è finita la tensione, è finito e si va. E il momento poi dove tutto si con tutto deve essere carico di energia dal ballo, no? Di Cecilia e Davide in poi si va verso la poesia. Dopo l'esplosione si va verso la poesia e quindi dovete avere anche il testo. E il video ci aiuterà in questa situazione. Veramente a nessuno venga in mente di spostare un materiale, a nessuno venga in mente di... però siamo nell'ambito delle cose chiare. E una parola detta in teatro è energia in meno. Dire cose eccetera. Allora, siamo al merda. Ah, prima di questo. No, stiamo dentro la cosa, non pensiamo, non logicizziamo le cose, non chiediamo nulla, ormai si va. Poi c'è un momento in cui si vede tutti lo danno da parte, ok? Allora, dopo questo, in base a come è strutturata la situazione, se le persone sono in sala o non ci sono, io vi dico al momento giusto quando vi dovete andare a posizionare. Voi andate a posizionare, andate ora a prendere prima queste parti. E in merda è un'esplosione totale. Vai.